Ho il piacere di darvi il benvenuto a questo nostro nuovo appuntamento. Brightnet ritorna, come ci siamo raccontati in qualche appuntamento precedente nei giorni scorsi. Benvenuti veramente a tutti. Abbiamo una ipotesi di iscrizione di 120 partecipanti o qualcosina in più, per cui inizio questa serata cercando di prendere un po' di tempo per permettere alla platea di unirsi a questo nostro evento. Brightnet ritorna dopo un periodo di silenzio e di turbativa, diciamo così, rispetto al programma dei nostri eventi annuali che avevamo programmato e che avevamo annunciato in altre nostre uscite sui nostri social. Abbiamo riflettuto molto in questi mesi di lockdown e ci siamo convinti della necessità e della volontà di voler tenere il nostro network always on. Per cui abbiamo avviato questa modalità di iscrizione, da qui partiremo con una serie di appuntamenti con degli ospiti che ci racconteranno esperienze personali nella logica e nello spirito della nostra associazione di interpretare il presente. Questa sera partiamo con un titolo, lasciatemi dire, emblematico, simbolico, introduco il tema della serata. Il titolo del nostro appuntamento è Indietro non si torna. Avremo con noi ospite Emanuele Pucci, che ringrazio, io lo vedo già in telecamera, non so se i partecipanti già lo intravedono. Emanuele Pucci è un carissimo amico di Brightnet e uno dei fedeli della nostra associazione oramai da più di un anno. Lo introduco velocemente, Emanuele Pucci è il CEO di Teleskill, un'azienda italiana di innovazione digitale. Emanuele ha 20 anni di esperienza nel settore dell'e-learning, ma in particolar modo direi nello sviluppo di soluzioni di interazione digitale. Tema attualistico, attualissimo, e questo introduce in qualche modo lo spirito e il dibattito che stasera avremo. Emanuele ha una esperienza, una storia personale e professionale che lo vede molto vicino ai temi della tecnologia, in particolare a quelle che abbiamo definito più recentemente tecnologie avanzate. È fondatore di Machine Learning Solution, uno spin-off universitario della Sapienza che opera nel campo dell'intelligenza artificiale applicata all'e-learning. Oltre ad essere stato program manager in numerosi progetti presso enti pubblici, privati e università, sempre in materia di e-learning, è autore e ideatore di software nel campo dell'e-learning e della comunicazione audiovisiva interattiva con una serie infinita, Emanuele, di pubblicazioni e di brevetti. Quindi complimenti a Emanuele, che quindi accogliamo a questo nostro appuntamento. Grazie Carmine, grazie. Grazie a te. Allora, io avvio la nostra sessione pregando Marco a questo punto esatto di condividere la slide nella quale diamo alcune indicazioni sul comportamento e sul funzionamento della nostra serata, lo strumento che abbiamo reso a disposizione. In questa slide trovate delle indicazioni, vi lascio qualche secondo per la lettura. Per poter interagire con noi abbiamo attivato questa sessione, questa disponibilità di question and answer, per cui l'invito è, nel momento in cui avvieremo questo nostro dibattito, segnalarci nella funzionalità di Q&A le vostre domande o le vostre considerazioni, piuttosto che le vostre riflessioni, che cercheremo con un back-end editoriale che stasera si occupa, grazie a Matteo Vecchio, che si occupa di selezionare o comunque aggregare i contenuti sui quali cercheremo di avere la nostra interazione nel miglior modo possibile. Come scritto nella slide, l'evento sarà poi registrato, siamo contenti quindi di avviare per noi anche questa prima esperienza di interazione digitale per la nostra vita associativa. Perdonateci, lo chiedo in anticipo, se qualche defiance dovesse mai accadere, speriamo di no, ma bene essere scaramantici, soprattutto per chi come me è meridionale. Per cui grazie di partecipare con noi a questa prima esperienza. Se Marco dalla regia mi va avanti con la slide, credo abbiamo una slide per ritornare sul nostro ospite. Benissimo, allora entriamo nel vivo della nostra conversazione. Emanuele, Carmine. ti ho già introdotto. Carmine, scusa se intervengo un attimo perché mi segnalano che qualcuno ha qualche difficoltà nella connessione dell'audio. Allora, chi si collega con un browser dovrebbe vedere una serie di tasti nella parte bassa, cioè sulla parte sinistra c'è il simbolo di connetta, e cliccando lì e selezionando l'audio via VoIP dovrebbe essere possibile ricevere anche
anche l'audio della sessione. Scusate l'interruzione. No, figurati, figurati. No. Ecco Marco, scusami, dimmi tu se a questo punto le eventuali segnalazioni i partecipanti le possono mandare sulla chat della piattaforma e segnalarci qualche disponibilità. Altrimenti noi iniziamo. Bene. Allora, ho introdotto non solo questo nuovo format, ma anche il programma con il quale ci stiamo avviando a questa nuova sessione di occasioni di incontri per Brightnet. Brightnet ha da sempre voluto rappresentare, per chi ci conosce e per chi ci ha frequentato, un luogo nel quale ci si interroga sul presente, si cerca di interpretare il presente guardando le cose intorno a noi. Mai come in questo momento ci siamo detti stiamo vivendo una complessità intorno alla quale ci stiamo interrogando, ci stiamo chiedendo, stiamo cercando di interpretare il caos più che la complessità, perdonatemi questa affermazione un po' particolare. Stiamo dando nomi nuovi a fenomeni mai visti prima di ora. Ma ci siamo detti, nella logica e nello spirito di questa nostra associazione, che è opportuno ricordarsi che siamo dei manager, che siamo dei leader. E abbiamo la necessità, oltre che l'obbligo verso le persone che guidiamo e che gestiamo, di dare a tutti qualche certezza, rischiando, prendendo le nostre decisioni, ma l'interpretazione continua e quotidiana di ciò che ci sta accadendo intorno è per noi soprattutto un obbligo morale. Siamo i manager che devono a questo punto aiutare le nostre aziende nel ripartire in un percorso che ci auguriamo essere il più sereno possibile. La definizione di sereno, perdonate il termine, non è forse quello ideale, ma con Emanuele ci confronteremo su questo spirito di rinascita, su questo rinascimento che stiamo vivendo e che stiamo abbiamo questo obbligo, abbiamo questo mandato di dare la certezza a chi lavora con noi e a chi lavora per noi, ricordandoci una definizione, uno slogan che uso spesso nelle mie conversazioni: un leader è chi conosce la strada, percorre la strada e mostra la strada ai suoi, sempre e comunque rischiando con coraggio. Bene, questa introduzione mi serve a spiegare perché oggi abbiamo come ospite Emanuele, perché abbiamo scelto come primo tema di questa nostra nuova interazione un titolo forte, un titolo provocatorio, indietro non si torna, e perché abbiamo scelto Emanuele come operatore per la sua esperienza professionale nel mondo digitale e in particolar modo nel mondo delle piattaforme digitali, a supporto quindi di un'interazione che oggi è diventata un'abitudine quotidiana. E allora, nel lasciare la parola ad Emanuele, nell'avviarci verso questo confronto con lui, qualche riflessione: cosa sta succedendo intorno a noi? È probabile che quello che è accaduto in maniera molto rapida, stiamo facendo pace con le nostre abitudini digitali. Fino a 2 mesi fa il dibattito più ricorrente era l'interrogarsi sull'opportunità o meno di questa pervasività della tecnologia, che ha messo in dubbio molte volte quanto fosse opportuna questa tanta tecnologia. Fino a 2 mesi fa molti contestavano questa pervasività. Oggi invece è cambiato qualcosa, la gente sta maturando un senso di fiducia e probabilmente anche un senso di gratitudine rispetto a una consuetudine, all'abitudine che abbiamo tutti preso con gli strumenti digitali. E paradossalmente, anzi direi forse per fortuna, piuttosto che paradossalmente, abbiamo finalmente coperto un ritardo che stavamo accumulando. C'è una considerazione che accompagna queste nostre prime riflessioni, è che questa è la prima grande emergenza planetaria che stiamo vivendo nella vera rivoluzione digitale. E solo oggi, Emanuele ce ne parlerà, ci stiamo rendendo conto di come l'uso degli strumenti digitali è diventato ormai pervasivo. Leggo un dato: l'80% di ciò che sta accadendo intorno a noi non sarebbe potuto accadere in questi 2 mesi trascorsi del nostro lockdown se non avessimo avuto questa tecnologia disponibile. Però con Emanuele ci interrogheremo su un tema: tanta tecnologia che va usata con quella che definiremo una razionalità digitale, vero Emanuele? E con un imperativo: dobbiamo essere veloci, ma dobbiamo essere anche audaci, dobbiamo essere ottimisti, dobbiamo guardare al futuro con una consapevolezza di un profondo momento di trasformazione che stiamo affrontando. Quindi veloci e audaci sarà un po' lo slogan di questa nostra fase. Allora, io termino questa mia introduzione, ma era il modo per portare Emanuele verso il nostro primo tema di confronto e di dibattito. Quindi a Emanuele chiedo, dal suo punto di vista, come è cambiato il modo di utilizzare internet, come è cambiato il modo di utilizzare le tecnologie in Italia e non solo, vista
l'ampiezza del fenomeno che stiamo tutti vivendo. Cosa è successo in questo lockdown? Ciao Carmine, innanzitutto, diciamo che l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus che purtroppo sta martoriando il mondo e di cui ovviamente oggi vediamo esclusivamente gli aspetti positivi, se vogliamo utilizzare e affrancare questa parola positiva, è una cosa così brutta e così negativa, ma di certo che l'emergenza sanitaria ha accelerato un processo che comunque era già in atto, perché era legato a quella che era la trasformazione digitale, che è in atto probabilmente da parecchi anni, sicuramente dall'avvento di piattaforme informatiche e quindi degli anni 2000. Oggi l'intera società partecipa, alcuni ancora forzatamente, però a questa trasformazione. La rete, il web, oramai sono entrati profondamente, in modo radicato nel quotidiano. Pensate, gli italiani hanno scoperto in fretta che si può guardare la conferenza stampa del Presidente del Consiglio su Facebook, si può prendere l'aperitivo in videoconferenza con gli amici, si può accedere a molti servizi della pubblica amministrazione già solo con lo smartphone, col computer, e naturalmente che esistono potenti strumenti di formazione online che oggi impegnano le ore ore a casa, milioni di persone, vogliamo dire anche milioni di studenti. Ma cosa è successo allora? Il lockdown ha reso tangibile a tutti, aziende, associazioni, cittadini, due elementi che i sociologi affermano da tempo. Il primo è che il mondo reale e il mondo digitale non sono, a mio parere, universi separati, ma vasi comunicanti che scambiano dati, aggiornamenti, si influenzano a vicenda costantemente. Mi piace, e lo farò altre volte in questa nostra chiacchierata, nominare Baricco nel suo libro The Game, chiama l'innovazione, credo che lo debba prendere un pochino come Bibbia del proprio operato. Sì, ma... su questo ci siamo trovati d'accordo, su una lettura comune che abbiamo ritenuto quanto mai premonitrice forse in questo momento. E Baricco parla di realtà a doppia forza motrice, dove il confine del mondo vero col mondo virtuale decade, dato che l'uno e l'altro si fondono in un unico movimento che, guarda caso, lui definisce realtà. E allora, questo soprattutto grazie a due dinamiche in particolare. La prima è chiamata Always On e sintetizza che l'utenza è sempre più connessa con i diversi dispositivi, con qualunque device vada su internet. E quindi è sempre più in relazione con le comunicazioni digitali, col bisogno di comunicare, con i mille stimoli che il web propone in ogni momento, in ogni istante. E la seconda, always in, e indica l'attitudine ad essere sempre connessi con gruppi e ambienti virtuali diversi contemporaneamente. Ma allora in questo periodo di lockdown a questa tendenza si è aggiunta la drammatica necessità di avere solo il web come relazione, come strumento di relazione con il mondo esterno. Non si può uscire, possiamo comunicare solo col web. E questa cosa non è accaduta prima, non è mai accaduta prima. E questa cosa ha messo in crisi giganti del delivery, giganti della grande distribuzione, giganti della previdenza italiana nell'occasione del bonus. E naturalmente alle restrizioni sui movimenti nello spazio fisico oggi corrisponde una simmetrica espansione dei nostri movimenti nello spazio digitale. Ma io sono assolutamente convinto che questa esperienza così totale, così immersiva, così unica nel suo genere, cambierà profondamente la percezione della tecnologia. Non più come un ostacolo, qualcosa di freddo e impersonale, non più come un mezzo che io vado a utilizzare perché sono costretto ad utilizzare, piuttosto come un reale e potente strumento per tutti, per comunicare, per lavorare, per condividere conoscenza. A mio parere si deve parlare di rivoluzione copernicana, in molti settori produttivi. È una sfida nata da un problema sanitario enorme, però come diceva Darwin, che anche stavolta vincerà chi si metterà mai dal contenuto. Io credo che oggi
oggi vince chi riesce a cambiare, oggi vince chi riesce a interpretare l'innovazione nella maniera giusta o comunque nella maniera attuale. Io credo che oggi, come è successo poi nel 2000, ogni trasformazione debba essere accompagnata dall'uomo, perché l'uomo vince sempre sulla macchina. Vedremo dopo e ne parleremo insieme a Carmine, su questo siamo assolutamente certi che tra computer e uomo vince l'uomo, e su questo non ci sono dubbi. Per questo mi piace andare indietro di 20 anni. Io ero, insomma, appena entrato nel mondo del lavoro, ammetto, però mi piace ricordare quando si cominciava a parlare di umanesimo digitale. E oggi c'è un nuovo umanesimo digitale. Oggi si deve, diciamo, mettere l'uomo al centro degli stessi. Pensate una cosa, pre-Covid e post-Covid i software sono sempre gli stessi. Non sono cambiati, non ci sarebbe stato il tempo. Che cosa è cambiato? È chiamato l'uomo che sta imparando a utilizzare per fare altro e per fare meglio, ma lo deve fare subito, da oggi, anzi, forse 2 mesi fa. E quindi sta emergendo però il desiderio di comprendere meglio, di riflettere insieme su quello che è il cambiamento indotto dalle tecnologie. È forte anche l'apporto che occorre dare con una cultura umanistica e soprattutto con modelli etici permanenti nel tempo, quindi valori etici più cultura umanistica insegnano all'uomo ad utilizzare al meglio i propri software. Vedete come, a mio parere, si cambia un pochettino prospettiva. Quanta meno importanza ha il software in questo momento, quanta più importanza ha l'uomo che lo deve utilizzare. Ve lo dico io che, insomma, come ha detto Carmine nell'introduzione, mi occupo di piattaforme informatiche. Una responsabilità morale più grande però grava su chi ha visibilità, cultura, ruolo, chi guida, l'innovazione. E quindi probabilmente occorre un impegno comune per trovare nuove regole di convivenza, perché la posta in gioco è troppo alta. Pensate, stavo riflettendo su quanto è importante la centralità dell'utente. Il primo che lo ha fatto, comunque quello in epoca moderna, che tutti ci ricordiamo, è Google. Google è un fenomeno unico e rivoluzionario. Pensate che venne deciso molti anni fa dal fondatore di Google che sarebbero state le scelte dei diversi utenti a sancire cosa è meglio e cosa è peggio. Dove andava più gente, quello era il posto migliore. Risultato. Oggi Google, che di per sé non è esperto di nulla, viene consultato come fosse un oracolo, in grado di rendere conto al millimetro sul giudizio di milioni di persone, dove si evidenzia un principio sempre più decisivo in questo momento, purtroppo a volte, purtroppo, rafforzato anche dai social network, cioè il parere di milioni di incompetenti è probabilmente più affidabile se sei in grado di leggere di quello che lo sta. Poi per fortuna entrano in gioco tecnologie come Wikipedia o innovazioni in Wikipedia. Però in generale, ecco, l'uomo è secondo me al centro di tutto. Ok, guarda, io faccio più o meno, fammi dire, il tuo stesso mestiere, comunque vivo quotidianamente nelle tecnologie, almeno quanto te. E capisci bene quando magari faccio un riferimento un po' a questo punto, non vuole essere un desiderio di vendetta, ma ripenso a quante discussioni fatte con convinzioni e con forte credo rispetto al valore delle tecnologie. Quante volte ci siamo trovati a discutere, a far capire un'ossessione che avevamo fino a qualche mese fa, questa ostilità quasi impulsiva, no? Gli algoritmi che guidano il mondo, gli algoritmi che ci condizionano l'esistenza, l'algoritmo maledetto che ci rendeva in qualche modo, che privava di umanità ogni interazione, ogni tipo di attività. L'algoritmo che veniva ritenuto magari causa del rischio della perdita di lavoro tout court, senza andare ad apprezzare come in molti contesti
l'introduzione di strumenti di automazione in generale fosse, come dire, lo sfogo, rappresentasse la via, no, per una trasformazione del modo di lavorare e probabilmente anche la generazione di nuove tipologie di attività. Abbiamo condannato per mesi quella che è stata definita un'innovazione del nostro tempo, l'intelligenza artificiale, quando chi se ne occupa sa bene che poi non è un'innovazione del nostro tempo perché nasce almeno 20 anni fa, se non 30. Non ci siamo inventati nulla di recente, abbiamo imparato ad usare in maniera diversa delle tecnologie. Quindi, paradossalmente, perdonatemi se uso questa formazione molto provocatoria, finalmente abbiamo iniziato a convivere con le tecnologie, apprezzandole, come dicevo prima, colmando un gap in maniera istintiva, in maniera quasi naturale, quasi spontanea, perché obbligati a farlo. Di necessità virtù, no? E allora, quindi, se vogliamo continuare a questo punto, d'ora in poi, come abbiamo detto essere il nostro obbligo, se vogliamo guardare al nostro futuro, conviene che ci si liberi una volta per tutte dall'idea che la tecnologia non va subita, non va accettata necessariamente così com'è, ma dobbiamo essere capaci di migliorarne l'impatto, di utilizzarla, regolamentando probabilmente, lasciatemi usare questa definizione, l'utilizzo della tecnologia, ma sicuramente convivere con una tecnologia che per noi ormai è diventato fondamento delle nostre. E allora se ci siamo abituati è quello che succede di solito quando si ha uno shock, no? Cioè quindi vivi una crisi, la stiamo vivendo, stiamo soffrendo, speriamo di soffrire meno domani, ma è una crisi a questo punto che va accettata e va tradotta in rinascita, direi. Quindi ripartiamo con un'accettazione diversa, con una consapevolezza diversa di ciò che ci circonda. Allora, mi fa venire in mente, adesso lo dico come appunto, perché poi quello che discuteremo non ha una valenza solo orientata al mondo delle imprese, partiamo dalle imprese, però per tipologia di mestiere di attività, di offerta di servizi che hai, c'è un tema che è quello della didattica che poi entra molto nelle case delle persone, no? Ed è il problema che oggi si sta vivendo con le istituzioni scolastiche, di poter dotare le famiglie, i discenti di strumenti che consentano di poter frequentare in maniera diversa la scuola. Però su questo ci vorrei tornare dopo, perché la seconda domanda che ti vorrei a questo punto fare è se questa consapevolezza oramai propria di ciascun individuo e di ciascuno di noi, cosa sta succedendo quindi alle aziende, cosa sta succedendo alle aziende che si occupano di tecnologie, cosa sta succedendo a chi si occupa di interazione digitale. Secondo me dobbiamo iniziare col descrivere dei numeri. Segnalo tre dati, più 3.100% di richiesta di generi alimentari per gli e-commerce della grande distribuzione, più 70% di utenti su Facebook, una piattaforma che fino a febbraio 2020 veniva considerata fase cadente, soprattutto rispetto a colossi tipo Instagram e TikTok. Infine il dato che mi ha impressionato di più, che è relativo agli e-commerce, il 75% di chi ha comprato online nell'ultimo mese non l'aveva mai fatto prima. Quindi ha messo la propria carta di credito su internet, fidandosi del sistema e-commerce. Credo che questo si tratta di un cambiamento epocale da cui è impossibile tornare indietro. Ecco perché il titolo di questa chiacchierata che facciamo insieme. Ma è ovvio che chi progetta piattaforma e quindi anche Skill, per noi è un momento di lavoro intenso e continuo perché dobbiamo sforzarci a fare in modo che la tecnologia accompagni questo processo di cambiamento. La tecnologia non deve mai fare da padrone a nessuno. La tecnologia, al contrario, deve essere uno degli strumenti per appropriarsi della propria indipendenza, centralità, deve essere uno strumento per crescere, conoscersi, fermare. Cominciamo in questi giorni, in questi ultimi 2 mesi, cominciamo ad avere fiducia nelle soluzioni digitali. Li cominciamo a volere bene, cominciamo a piacerci. Chiacchierare, fare, cominciamo a farle anche per cose piacevoli, per fare, ed è questo un momento obbligato, perché naturalmente non possiamo fare altro, ma secondo me poi sarà una cosa sdoganata. Chiaramente poi vengono da riflettere, ne parlavamo oggi pomeriggio, Carmine, pensando al dopo emergenza, ma serve davvero vederci così tanto a ogni riunione, possibile che
che dobbiamo sempre incontrarci di persona. Capisco la prima volta per darsi la mano, ovviamente con i guanti in questo momento, ma poi magari una sì e una no. Tra l'altro, facendo bene ambiente, consumi, vincono le nostre agende che si liberano di tempi morti dovuti allo spostamento, traffico, stress, quindi insomma è una cosa su cui dobbiamo tutti riflettere personalmente e su cui i software c'entrano poco, se non avere se non mettere a disposizione delle piattaforme che permettano l'alternativa all'incontrarsi fisico, che è sicuramente meglio, lo vedremo poi nella formazione, sgombriamo il campo che la distanza sia meglio della presenza, assolutamente mai, tantomeno in una cosa difficile come la formazione, ma è ovvio che può essere un'alternativa. Quindi dobbiamo cambiare quindi il nostro modo di lavorare, quello che stai dicendo, no? Dobbiamo rivedere un po' le nostre abitudini, certe convinzioni, o capire che si può fare sicuramente in maniera diversa, visto che lo stiamo vivendo in questi giorni e lo stiamo esprimendo in questi giorni. Viene da dire che... Vai, scusami. No, viene da dire, scusami. No, pensavo che di solito poi... se uso una definizione di chi si occupa di innovazione digitale come facciamo noi, è proprio dalle disruption che poi si genera l'opportunità, no? E per come questa situazione si è palesata, è una disruption a tutti gli effetti. Assolutamente. L'epidemia che si è diffusa con una rapidità, oltre che una voracità che non ha uguali nella nostra memoria per un confronto, almeno per noi che non abbiamo vissuto altre situazioni difficili di guerra o di altre situazioni che hanno costretto a un certo tipo di isolamento, la voracità con cui questa epidemia si è diffusa ci ha imposto di fare, come quando accade che devi fare una torsione violenta per cercare di risolvere una posizione dalla quale sei e non pensavi di riuscire a fare quel movimento, quindi in maniera violenta abbiamo dovuto reagire a queste cose. E questa è una metafora che adesso mi viene in mente, non voglio essere sicuramente... No, ma sicuramente noi nel nostro modo di vivere, di lavorare, stiamo avendo uno strappo davvero molto importante. Lo hanno le piattaforme. Diciamo che il Covid è il più grande stress test che chissà aziende digitali ha avuto. Nel senso, numeri come abbiamo in questo momento non li abbiamo mai avuti noi che facciamo piattaforme informatiche, soprattutto per la formazione. Ripensare l'agenda lavorativa, beh, sicuramente potrebbe essere utile. Tema ambiente, tema consumi, wow, stiamo lavorando tutti. C'è una cosa che dovremmo forse sistemare, l'equilibrio con la nostra vita personale in giornata, perché poi lavorando da casa, oramai credo che abbiamo tutti un problema, no? Abbiamo ridotto a zero qualsiasi tipo di intervallo per le nostre cose, ma forse anche il tempo che perdevi per una sigaretta o per un caffè, oggi purtroppo ce ne siamo dimenticati. Il problema che abbiamo nella nostra agenda è che forse stiamo riempendo di troppe cose la nostra giornata, ma questa è una riflessione che dovremmo fare in questa fase 1 punto qualcosa o 2 che sarà, per cercare di costruire a questo. È vero, come abbiamo detto, utilizzare le tecnologie con un compromesso e regolamentarle, e forse una regolamentazione ce la dobbiamo dare proprio nell'impegno che stiamo gestendo quotidianamente nella nostra vita. Assolutamente, assolutamente. Mentre per tornare al tema della tua domanda, come modificare il comportamento, o comunque come una società di software dovrebbe, a mio parere, modificare i software, quindi come i software che le persone utilizzano dovrebbe essere modificati, secondo me sono tre importanti, sono due elementi importanti, che sono: una è idearlo in base alla reale esigenza delle persone e quindi con obiettivi chiari da raggiungere. Quindi no, fortemente no al riciclo di software, che diventano sempre più chiave nel processo di trasformazione, come abbiamo visto parlando di umanesimo digitale, cioè l'uomo deve avere a disposizione una macchina, un software per fare quello che è il suo obiettivo. Non posso fare formazione con software che utilizziamo per comunicazione. Esistono dei software che servono per fare formazione, utilizziamo quelli. Così come non posso comunicare con software che servono per fare formazione. Quindi l'obiettivo deve essere chiaro e preciso. Ormai gli utenti sono troppo esperti da qualcosa. Quindi software per rispondere a specifiche esigenze.
troppo spesso, diciamo, vedo e sto vedendo anche in questo momento che ricicliamo software che hanno nel loro DNA utilizzi totalmente diversi. Ecco, dobbiamo progettarli per chi progetta software. Chi progetta software ha secondo me un ruolo fondamentale. Bisogna progettare dei software per l'unico scopo per la quale sono acquistati e utilizzati in generale dagli utenti. Questa è la prima. Su questo ci voglio arrivare, Emanuele, perché proprio rispetto al tema della formazione che ti vede coinvolto in prima persona, credo che ci sia tanto da dire. Purtroppo, per fortuna, c'è tanto da dire. Non so quante mamme e papà ci sono tra i nostri ascoltatori in questo momento, ma credo che il problema della didattica dei figli, dei giovani, fino ad arrivare ai più grandi in questo momento, sia un problema che purtroppo stiamo gestendo. Però volevo rimanere sulle aziende, no? Perché e lo dico anche facendo un po' di autocritica, in questo cambiamento, in questa disruption alla quale ci siamo dovuti reinventare nella nostra modalità, c'è una definizione che ormai è diventata, come dire, il pane quotidiano: smart working. Allora io direi che forse smart working, sì, adesso tu ci aiuterai, come dire, a interpretare il concetto, la terminologia, però io credo che in maniera più pervasiva oggi si debba parlare di una condizione diversa. Non è più smart working, è lavorare in maniera quasi nomade, no? Digitalmente nomade, oppure un nomadismo digitale. Vediamo qual è la definizione in letteratura, quella più consona, perché abbiamo imparato che le tecnologie e le piattaforme ci possono supportare nel nostro lavoro. Abbiamo obtorto collo, dovuto continuare a lavorare cercando di mantenere lo stesso livello di efficacia e di efficienza. Levo l'obtorto collo e dico: meno male. Quindi c'è un modo di lavorare veramente nuovo. Io lo dico facendo autocritica: non sono mai stato uno degli assertori dello smart working to cure. Ho sempre pensato che la giornata, le due giornate, oltre già io stesso, insomma, intravedevo un problema nella gestione dell'operatività, però alla fine della fiera dobbiamo ammettere che ci siamo riusciti a lavorare in una modalità diversa. E quindi approfondiamo questa definizione, perché smart working spesso viene confuso col telelavoro: non è telelavoro, è o non è telelavoro, cos'era ieri, cos'era oggi, perché se uno si riferisse alla definizione del lavoro, dice: vabbè, questo esisteva anche diversi anni fa, quindi ancora una volta non ci siamo inventati niente, può darsi. Non lo so, però lascio a te a questo punto parlare di che cos'è questo nuovo nomadismo digitale. Allora, anche qui la situazione di emergenza ha portato molte aziende a favorire il lavoro da casa, cioè a consigliare, a imporre quasi il lavoro da casa, non si poteva fare altro. Però bisogna essere precisi ed evidenziare che usare WhatsApp, videoconferenze, gestire mail, tutto questo è telelavoro, working. Smart working, la definizione è lavoro intelligente, significa ripensare il telelavoro in un'ottica un pochino più intelligente, quindi mette in discussione i tradizionali vincoli di tempo e orario, lasciando maggiore autonomia alle persone con una maggiore responsabilizzazione su quelli che sono i risultati. Questa cosa l'hai anticipata tu, del tempo comincia a essere un problema, no? Nel senso che questa cosa invece l'abbiamo subito presa dallo smart working. Non c'è più tempo, ma non c'è pausa tra un lavoro e l'altro. Ora chi ci riesce a fare una pausa? Non so voi, noi stiamo lavorando con medie impressionanti, così non va bene. La vita, secondo me, è più figa di lavorare. Su questo ne sono assolutamente certo, no? Quindi autonomia, flessibilità, responsabilizzazione, valorizzazione di talenti, fiducia. Quali sono però i problemi di applicare la smart working così d'amblè? Anche qui le piattaforme. Forse sì, è uno dei problemi, ma secondo me ce n'è un altro, c'è cioè una ridotta capacità di trasferimento delle informazioni tra le forze lavoro, e qui immagino che il più grande tessuto imprenditoriale italiano è formato da piccole e medie imprese, dove hanno difficoltà anche a archiviare digitalmente dei documenti, a conservare in modo sostitutivo dei documenti fiscali. Poi c'è l'isolamento sociale del lavoratore, che è un altro tema fondamentale e importante.
E poi, l'abbiamo detto prima, separazione fra vita personale e attività lavorativa. Quindi secondo me perché affinché lo smart working funzioni davvero occorre in generale dei legami virtuali tra imprese e collaboratori che sono davvero molto solidi, cioè, sono immateriali, c'è la fiducia, competenza, flessibilità, sono tre capisaldi del rapporto personale e sono valori intangibili e molto importanti. E poi naturalmente ci sono le piattaforme, quindi semplicità, replica telematica e tracciabilità. Semplicità, l'abbiamo detto prima, un software deve essere semplice, lo vedremo poi nel campo anche della formazione, ma se io mi devo concentrare per capire come utilizzare un software, io perdo di vista l'obiettivo, allora è meglio lavorare in presenza. Il software deve essere semplice, pensate alla più grande azienda, la più importante azienda mondiale, quella che a me piace di più, che se ne è uscita con uno strumento di uso quotidiano senza mettere le istruzioni. Si è dimenticata? No, non servivano le istruzioni, era talmente tanto semplice che le istruzioni non servivano. Una replica telematica, perché comunque i processi lavorativi devono rimanere gli stessi. Io con lo smart working devo aumentare le capacità. E poi naturalmente la tracciabilità per la misurazione dell'obiettivo, sia dal punto di vista dell'imprenditore o del manager, per controllare che il suo staff raggiunga degli obiettivi importanti, sia da parte dello staff, perché ovviamente si organizza il tempo al raggiungimento di quegli obiettivi. È chiaro che non è proprio una cosa semplice dall'oggi al domani. Ci sono aziende, e su questo l'abbiamo studiato, che l'hanno applicato in modo perfetto e oggi naturalmente Darwin sono più pronte rispetto ad altre, altre ovviamente no. L'esempio ad esempio di un'azienda come la mia ci ha imposto, ci stiamo mettendo molta creatività, nel senso che dal giorno alla notte siamo andati online, siamo andati a casa e naturalmente ci stiamo inventando processi integrati di smart working, sicuramente da studiare e da replicare. Senti, rimanendo sul tema della formazione, quindi chiedo, come dire, a te un approfondimento per quello che è il tuo campo di azione. Quello che molte aziende si sta osservando è che nel digitalizzare, come dire, tutta una serie di propri processi, alcuni molto banalmente per sopperire alle sessioni di formazione in presenza a volte stanno procedendo, perdonami questo tipo di definizione non nobile, a sostituire l'aula con una versione minimamente digitalizzata, banalmente digitalizzata, no? Come se fosse semplice fare poco più di una slide e anziché descrivertela, no? te la fornisco in qualche modo in forma digitale. Però non è così, perché la formazione è altro e l'abbiamo imparato vivendo nelle aule. E quindi mi immagino, qui poi lascio la domanda a te, che in qualche modo si debba continuare ad avere nella formazione online lo stesso tipo di caratteristiche. Quello che ha sempre reso premiante un'aula di formazione e oltre alla didattica del docente è sempre stata l'interazione con gli altri, questo confronto di interculture, di esperienze diverse che in quel momento si ritrovavano nella stessa aula, quindi c'era quella contaminazione che aggiungeva formazione alla didattica predefinita nel corso, no? E quindi sicuramente c'è un tema di relazione che viene a mancare e che in qualche modo immagino, per chi come te esperto di questo settore, è un tema sul quale osservate e progettate le modalità di formazione. E poi un'altra domanda, quindi per chiedere per un'altra curiosità, è come, visto che, come hai combinato le tue competenze nell'ambito dell'intelligenza artificiale rispetto alla formazione per arrivare a creare un prodotto di formazione online? Allora, cominciamo da quello che sta succedendo adesso. Io però da esperto di learning, da persona che si occupa di questo, un attimo davvero da 20 anni a questa parte, credo che possiamo affermare con chiarezza che abbiamo una comunità educante che ha reagito e può essere motivo di orgoglio per il nostro paese. Questo perché scuole, università, aziende, anche se non avevano strumenti, non erano dotati di strumenti professionali, hanno cominciato a reagire usando ogni soluzione possibile. Si sono inventati a distanza. Del resto, naturalmente, anche il Ministero ha scelto di affidarsi a grandi player, no? Magari offrono piattaforme con scopi diversi.
però chiaramente avevano un problema di carenza di affidabilità, di non conoscenza assoluta del settore e-learning, non si sono naturalmente affidati a chi questo lo mangia quotidianamente, ma in questo panorama sono spariti, oltre all'interazione che hai detto tu, totalmente il metodo didattico, la libertà di insegnamento, digitale, e diciamo in generale la lunghezza delle informazioni. Voi pensate a un metodo didattico, in aula si va 8 ore, mi sono spostato, vado lì, ma voi pensate a fare una videoconferenza di 8 ore? È incredibile, noi siamo nevrotici. No, però 8 videoconferenze di un'ora le faccio. Ne facciamo anche 16 da mezz'ora, cioè, perché però vabbè, hai ragione. No, è chiaro che va riprogettato totalmente il metodo didattico. Per questo naturalmente c'è anche qui un utilizzo di software specifici fatti per la formazione, non per, diciamo così, addirittura ho visto utilizzare Facebook per fare formazione e learning, e poi naturalmente una progettazione totale. Qui ci sono progettazione didattica, significa ripensare i contenuti tenendo conto di quattro fattori. Prima cosa, durata e contenuti, che significa fare contenuti che arrivano subito all'obiettivo. Dare del tu, basta dare del lei, basta la distanza fisica, non diamo una distanza, diciamo, personale. La durata deve essere contratta, perché io non ho tempo da casa di ascoltare, non sono in aula senza fare nulla, o comunque facendo solo quello. Sono a casa ed è importante che io ottimizzo il 100% del mio tempo a disposizione. Interazione e coinvolgimento. Replichiamo telematicamente quelle tecnologie che utilizzo nel modo comune. Perché si parla di social learning? Social learning è un processo di formazione e-learning con dinamiche social. Quindi abbiamo rubato alle principali social network la modalità di interazione, l'abbiamo messa dentro piattaforme learning, e abbiamo capito che agevola una cosa che si chiama engagement, ovvero ingaggio, che è la sfida più grande per chi fa formazione, chi fa piattaforma di questo tipo. Sul machine learning, naturalmente applicare degli algoritmi di machine learning veri a delle piattaforme learning è qualcosa che è mo molto importante. Pensiamo alla necessità di essere formati in modo continuo. Per formarsi in modo continuo bisognerà necessariamente parlare di micro-e-learning. Il micro-learning è semplicemente qualcosa che mi permette di formare per tramite di contenuti didattici che sono molto brevi, molto verticalizzati sulla mia necessità e che si possono avere. Si possono reperire in modo molto semplice, in ambito Anche immersivo. perché, scusami Emanuele, quello che poi la digitalizzazione ci ha portato, e questo è vero sempre sui più giovani, forse l'osservazione dei più giovani ci ha portato a rilevare che la nostra capacità di mantenere attenzione in maniera continuativa si è ridotta, no? Perché abbiamo mille interrupt, abbiamo mille distrazioni, siamo portati, come dire, a un ritmo più frenetico, per cui è obiettivamente difficile, come dicevi tu, in generale per chiunque, riuscire a fare 8 ore di un meeting, no? Senza avere uno stimolo, un ingaggio in qualche modo, no? Però questa del micro learning mi piace, perché significa che quindi ca sta cambiando il metodo, quindi. Sta cambiando il metodo. Tu pensa, mi piace sempre l'esempio in cui c'è un vaso con dei sassi dentro, no? Allora io se ci metto un sassone da 8 ore di formazione, quello non entra. Se io invece vado a prendere piccole granellini perché di quelle singole competenze specifiche che mi servono, a quel punto io il vaso lo riempio. Quindi sono una persona che ho imparato qualcosa. In un'epoca di smart working, in un'epoca di comunque persone che lavorano a distanza, secondo me la competizione è ancora di più aumentata rispetto ad internet e quindi le competenze devono essere aggiornate. Tenete presente che l'intelligenza artificiale in che cosa ci potrebbe aiutare? A farci trovare quei contenuti che sono in modo intelligenti necessari per completare un certo percorso di formazione.
Naturalmente questo dipende un pochino dal contesto, però diciamo che il microlearning è probabilmente quello che è diciamo la parte di tecnologia dell'e-learning che secondo me è quella che più può andare in questo senso. Altra cosa che volevo dirti è che naturalmente ci troveremo. Comunque questa emergenza ha creato quindi un e-learning, diciamo casareccia, un e-learning, lasciami dire, che è molto migliorabile anche se c'è. Però secondo me, partiamo dal presupposto che formazione online, contro formazione in presenza è una sfida impari, quindi io sono assolutamente certo che vince la formazione in presenza. Però è chiaro che comincia a essere un lusso, oggi è proprio impossibile. Però credo che se posso dare una mia innovazione, il futuro, che è una cosa su cui noi stiamo investendo da tempo e che stiamo cercando di diffondere cultura nei nostri clienti, è un concetto che abbiamo definito aula estesa. L'aula estesa è secondo me un processo che un po' di tempo fa era definito come blended, che però è contemporaneamente un'aula estesa, un'aula in presenza. Intanto abbiamo un pubblico remoto, sentite, scusatemi se sentite dei cani che abbaiano. Questo è, ci siamo abituati, perché adesso durante le riunioni ti capita di vedere moglie che passa, il figlio che urla. Beh, no, a volte si sentono anche i rumori della natura meno forti del cane che abbaia, gli uccellini. Va bene così, va bene così, va bene. L'avevamo detto con l'amico Matteo, quindi ha voluto partecipare anche in Italia. In generale, l'aula Emanuele, io estesa. intanto vi interrompo un attimo per se una domanda. Nel modulo Q&A abbiamo Luca Palmini che chiede queste nuove skill che i manager devono sviluppare alla luce di questa forzata digitalizzazione? Rispondo io, Carmine. No, scusami Marco, perdonami, per Luca Palmini ci arriviamo, no? Però mi piaceva e volevo fare una provocazione, perdonami Marco e mi perdoni Luca se pospongo la domanda. Siccome ovviamente stai entrando, fammi dire, nel tuo pane quotidiano, che servizio che vendi, io una domanda provocatoria te la devo fare, giuro a tutta la platea che non è un teatrino organizzato e spero che non generiamo una polemica che non finisca più. Allora, il problema che stiamo vivendo è la scuola, al di là del fatto che non si sa forse se, come, quando le scuole riapriranno, cioè probabilmente quello del ritornare a scuola è un qualcosa che ha complessità che non essendo, come dire, del settore non sono in grado poi di saper percepire fino in fondo, per cui mi scuso se dico delle improprietà. Però in qualche modo anche nelle scuole pubbliche, anzi forse più nelle scuole pubbliche, si è espresso questo digital divide che riguarda il corpo docente, che riguarda l'essere attrezzati a gestire una formazione in maniera diversa. Poi per carità, tante famiglie hanno avuto un altro tipo di problema. Ho 3 figli e un computer a casa, cioè, non è banale, no? Cioè, voglio dire, io devo avere gli strumenti per poterlo fare, per cui hai visto famiglie in cui il computer del padre veniva dato al figlio più grande e il piccolino magari perdeva la vista sul cellulare perché era l'unico modo che aveva per poter sentire la lezione della maestra. Però questa è, lasciami dire, un'emergenza nell'emergenza che oggi, almeno per il mio livello di conoscenza, ancora non ha trovato un indirizzo particolare. Poi ti voglio ancora più provocare, lo vedo sulla mia nipotina di 14 anni, forse fare lezione su una piattaforma che ha 4 lettere e 2 una vocale che si ripete, forse non è il più sicuro dei contesti su cui fare una formazione. Guarda, due domande. Fammi una zoomata su questa cosa. Sì, allora mi sbrigo così lasciamo spazio anche agli amici che ci seguono se hanno qualche argomento di ulteriore discussione. Oggi ci sono famiglie che hanno un solo PC che deve essere condiviso fra moglie, marito, figli. Oggi ci sono, vi assicuro, noi facciamo webinar, abbiamo una piattaforma di webinar, mettiamo in linea milioni di persone al giorno e vi assicuro che
che il problema della rete qui in Italia è tremendo. In una casa, se c'è il figlio che guarda magari YouTube e la moglie che lavora, il marito non fa videoconferenza, o il contrario. Questo è un tema, quindi infrastrutture, necessariamente, perché altrimenti stiamo cercando, credo che poi andremo a fare un gran premio con una macchina che non va. E poi secondo me c'è un discorso di metodo. Qui si è tentato di privilegiare la connettività mobile, ovviamente i motivi li possiamo scoprire tutti, però 4G, 5G, si è fatto capire a tutti che lo smartphone fosse l'estensione della propria mano. Probabilmente per fare cose importanti come formare lo smartphone, formarsi lo smartphone non va bene. Allora probabilmente, col senno di poi, naturalmente si sarebbe potuto investire un pochino di più sulla banda larga, cosa che adesso è una grande società. Questo è un altro tema, questo è un altro tema. E per tornare invece sul discorso della privacy, allora è chiaro che esistono piattaforme che costano 2,99 € al mese. Io so quanto costano i software, so quanto costa diciamo la progettazione, lo sviluppo. Io credo una cosa, che sul web in generale, ed è una cosa che ovviamente leggo sempre più dappertutto, ma sul web se una piattaforma è gratis o quasi, il prodotto sei tu. Il prodotto è gratis, il prodotto sei tu. Quindi è ovvio che su piattaforme che sono gratuite per i primi 40 minuti o se costano 2,99 € al mese, è ovvio che guadagnano su altro. Ed è quindi a rischio la privacy. Ora, sicuramente bisogna avere consapevolezza di questo e bisogna anche decidere autonomamente se è giusto e se me ne frego di parlare dei miei interessi, di parlare di quello che io mi voglio comprare domani, di quello che mi piacerebbe ricevere come pubblicità o di cose anche più intime e lasciarli questi dati a chi mi sta prestando o regalando la piattaforma, oppure utilizzare piattaforme diciamo un pochino professionali. Certo è che ne ragionavamo oggi pomeriggio, parlare su piattaforme gratuite in continuazione di qualunque cosa venga in mente, poi avere paura di un'app che magari traccia le persone diciamo un pochino più pericolose lato Covid, che è immuni, un pochettino diciamo che è un chiaro scuro che stento a capire, però vabbè, ne abbiamo parlato ieri. Questo secondo me fa parte poi di quella abitudine, no, che già abbiamo, di cui abbiamo discusso prima, questa consuetudine. Ci renderemo conto che forse anche alcuni aspetti legati a soluzioni che in questo momento si stanno diffondendo per prevenire la diffusione del contagio, forse questa ossessione dell'essere tracciati di cui stiamo... Per carità, non sto facendo nessuna propaganda immuni, tra l'altro per mestiere non la farei mai, però voglio dire... No, non è nostra, quindi... Non propagherei mai, però voglio dire, anche questo, forse se ci rendessimo conto che facciamo tantissime cose... sapendo, ma facciamo finta di niente, di essere tracciati, ascoltati, di essere, come dire, analizzati nelle nostre conversazioni, e poi ci preoccupiamo magari di aspetti di privacy che in questo momento non dico siano eliminati, per carità di Dio, non voglio essere inosservante rispetto al garante, però magari rilassare o trovare una forma di compromesso rispetto a quello che è un utilizzo di tecnologia finalizzata a una prevenzione del fenomeno della diffusione del contatto. Ok, ti ho provocato sulla scuola, però non hai detto cose cattive, va bene, ok? Sono stato bravissimo. Allora, senti, a questo però punto... hai detto che ero registrato il webinar e quindi mi sono calmato. No, allora no. Ho detto che non sono pro-immuni, cioè, però c'è una registrazione che mi mette in difficoltà. Allora, senti, siamo a un'ora dall'inizio del webinar, però diciamo che siamo a 50 minuti della nostra conversazione, per cui... Andrei a un po' di domande che sono arrivate. Allora, la prima che mi ricordava Marco, allora Luca Palmini chiede: intravede nuovi skill che i manager devono sviluppare alla luce di questa forzata digitalizzazione? E a questo punto sì, grazie Luca per la domanda. È come dire un pensiero, una convinzione che avevo pure io e che quindi rivolgo ad Emanuele, perché
C'è un problema, secondo me, che guardiamo il mondo operation, i nostri collaboratori, il personale, fammi dire, operativo che ha dei task e delle attività da gestire. Questa traslazione verso la nomadizzazione digitale, comunque, hai un task, no? Sei coinvolto su un certo tipo di attività. Sulla mia stessa pelle sto vivendo un problema che io credo riguardi tutto il mondo, come dire, delle figure apicali, perché forse dobbiamo essere capi in maniera diversa, forse dobbiamo anche pensare di, mentre usiamo degli strumenti tecnologici, forse dobbiamo pensare che dobbiamo rivedere alcuni nostri processi aziendali. Cioè, se noi partiamo dal presupposto che oramai la remotizzazione non è più un'eccezione, ma diventa una regola. Allora, ritorno alla domanda di Luca. Questo significa avere nuovi skill come manager? Secondo me sì, uno è quello che hai toccato tu, sono skill secondo me comportamentali e anche qui c'è un nuovo umanesimo, nel senso che chi è manager, chi è, diciamo, ha un grado di dover dettare della linea, deve anche cercare di modificare la sua percezione della delega, del controllo, e questa è una materia intangibile. Ma fondamentale perché è come l'olio degli ingranaggi di qualcosa che deve funzionare. Io non posso parlare di smart working se non mi fido che il mio collaboratore sta lavorando. Certo. Non è possibile. Quindi, nel senso, ragioniamo obiettivi chiari. Quindi, la prima cosa è guardarsi allo specchio e dire: ok, a parte controllare che sta battendo i tasti, ma lo esagero ovviamente, ma pongo degli obiettivi chiari e raggiungibili, e questi sono teorie, sono corsi, secondo me sono competenze fondamentali. La seconda, diciamo, area di competenza fondamentale è la competenza digitale. Quando parlavamo di digital divide prima è sia tecnico, io non l'ho detto, ma anche di competenze tecniche. Tu hai parlato del mondo della scuola, a questo punto schiaccio, ma me l'hai alzata, ma avere docenti, professori che hanno difficoltà ad utilizzare sistemi internet, probabilmente, oppure che non hanno proprio internet a casa e ci sono dei casi, beh, credo che nel 2020 sia una cosa inaccettabile per chi fa qualunque tipo di lavoro. Quindi competenze tecniche, competenze sicuramente digitali, perché l'abbiamo detto, oramai le piattaforme sono sempre di più. In generale, ritorno sul micro e-learning. Perché anche qui non c'è un indirizzo, devo diventare un economista, devo diventare devo fare la finanza, devo fare tecnologia, no. Micro learning è definita formazione liquida perché si va a infilare nelle maglie delle, diciamo, competenze meno approfondite per farmele approfondire, quindi ognuno nel suo contesto, Esperienziale, probabilmente. anche esperienziale, assolutamente sì. Ma sicuramente prendere quello di cui ho bisogno, però di base il leitmotiv deve essere questi due tipi, cioè competenze manageriali e competenze tecnologiche. Ho una domanda a proposito del microlearning. Domenico Grande, ti chiede in quale ambito lavorativo vedi maggiormente utilizzabile il microlearning. Allora, sicuramente, allora, in ambito universitario esiste da tempo, si chiama MOOC. È un MOOC, Massive Online Open Courses, e questa volta le aziende lo hanno imparato dalle università, soprattutto americane, Stanford in primis, che sono contenuti liberi, che vengono presi a piacimento, è come se io offrissi un cesto di frutta, io prendo quello che mi va. Sicuramente il microlearning è dove c'è un cambiamento repentino. Noi, per esempio, che ci occupiamo di software, è un'area dove è necessario rimanere aggiornati. Comunque, tutti quei settori dove l'obsolescenza tecnologica, l'obsolescenza normativa, l'obsolescenza, non lo so, di prodotto è alta e quindi è necessaria reinventarsi, si parla di reskill, cioè di reinventarsi con nuove competenze. E
E questo lo si fa perché siamo tutti manager e perché abbiamo tutti davvero poco tempo, solamente con contenuti brevi, concisi, lineari, ma soprattutto che colpiscono l'obiettivo. Cioè io non posso stare ad aspettare per un contenuto di una domanda specifica che ho, non posso aspettare un'ora di corso. Quindi questo è. Senti, rimanendo sulla formazione, ho una domanda. Dunque, Marta Borsari chiede, quindi se questa è la trasformazione della formazione, formazione online uguale formazione continua? Formazione online uguale formazione continua, l'avevamo detto prima, sì, nel senso che sicuramente è una cosa più comoda. Io sono uno dei fautori cioè non è arrivabile la formazione in presenza, però la formazione in presenza oggi è disinibita, ma comunque è sempre un lusso. Però è chiaro che la formazione a distanza ha due vantaggi. Fai dove vuoi e quando vuoi. Probabilmente già solamente il dove vuoi oggi è vincente, ma lo sarà anche dopo, perché se di continuo parlo è chiaro che deve essere fatta così. Lo strumento che secondo me più raggiunge questo obiettivo è il webinar, perché tenete presente che oggi tu vai online con centinaia, migliaia di persone e su un argomento che hai subito, anche un minuto fa, c'è l'interattività, c'è il coinvolgimento, quindi se vogliamo, credo, se vogliamo individuare e leggere ad elemento risolutore, secondo me è il webinar e l'aula virtuale che rappresenta forse, quello che di più si avvicina a un contenuto di formazione continua. Ok, grazie Emanuele. Allora, altre tre domande. Mi perdoni la platea che le ha fatte se le uso in maniera diversa rispetto alle discussioni, però rimango in continuità su questo aspetto. Allora, dunque, Simone d'Aquino chiede, Emanuele, ci racconti come ti sei reinventato remote leader della tua azienda? Se ci fai qualche esempio concreto di come tu a questo punto hai dovuto reinventare il tuo modo di esprimere la leadership da remoto. Apro e chiudo una parentesi, grazie Simone per l'esempio. Aggiungo una riflessione che l'altro giorno mi ha colpito in maniera particolare. Mi ha colpito perché non ci avevo pensato. Discutendo con il capo del personale di una grandissima azienda, e confidandomi al telefono che anche lui un po' di noia per questa condizione forzatamente domestica ce l'ha, quindi dice non dovrei dirlo, ma è un po' pesante, però mi facevano notare una cosa, quindi qui mi riallaggio a Simone e al suo modo, alla domanda che faceva sull'essere leader. Questo capo del personale mi diceva, ma lei ci pensa com'è difficile da remoto e solo da remoto dare dei feedback negativi? Che credo sia uno dei momenti più imbarazzanti nella relazione, forse, no? O perlomeno si fa tanto per imparare a dare il feedback negativo, perché il conferimento motivazionale di incarico, l'apprezzamento è, fammi dire, fatto in maniera digitale, comunque stai trasferendo un messaggio positivo, tutto sommato l'impatto è diverso. Dare un feedback negativo è veramente difficile, magari la prima lo gestisci, sulla seconda e sulla terza ho qualche dubbio che ripetere digitalmente un feedback negativo possa essere. Per cui, tornando a Simone, che esperienze, in che situazioni adesso recentemente ti sei dovuto reinventare nel tuo modo di essere leader della tua? Beh, tenete presente che quando è successo questo lockdown, mi sembra 9 marzo, diciamo che noi siamo ovviamente andati a casa, rimasti a casa, e la parola trend topics che viene cercata da tutti è webinar, ed Eskill ha l'unica piattaforma italiana di webinar. Quindi voi immaginate che tipo di stress abbiamo avuto in termini di lead, di utilizzo delle nostre soluzioni da parte di clienti che hanno cominciato a utilizzare le nostre piattaforme in lungo e largo. Quindi diciamo che qui c'è un istinto di sopravvivenza. Noi non eravamo pronti allo smart working, lo dico ammettendo le colpe, ma così è. È chiaro che io ho imparato una cosa,
a un corso di Tony Robbins che ho seguito, che il bravo imprenditore è colui il quale si circonda di persone più brave di lui. E in generale, e questa è una dote di leadership secondo me importante, e le mie persone, devo dire, le persone che lavorano con me, le mie persone brutte, le persone che lavorano con me hanno superato le mie aspettative, quindi più che mia dote, loro dote. Io ho solamente messo un minimo diciamo di supporto e di minima organizzazione lavorativa, però poi, come in tutti i processi lavorativi, sono le persone che fanno la differenza. Guarda, io non so se i tuoi collaboratori stanno ascoltando questo webinar, però credo che fossi loro sarei contentissimo di aver ascoltato questo pubblico apprezzamento che tu stai facendo per il tuo team, perché da leader è bello essere leader sapendo dare il feedback positivo e apprezzando i propri collaboratori. Bella, questa tua spontaneità mi è piaciuta molto. Rimango sul tema della formazione, comincio a non vedere più l'orario. Allora, Luigi Del Pizzo chiede se puoi cortesemente riprendere il concetto di aula estesa e la sua utilità. Ok, aula estesa, ipotizziamo 4, no, credo, se non ricordo male, a metà giugno si può andare in aula mantenendo il distanziamento sociale. Ti faccio un caso concreto, Luigi, così andiamo un pochino nel concreto. Io posso mettere meno persone nell'aula. Aula estesa significa aula fisica estesa contemporaneamente in remoto, cioè metà partecipanti sono in presenza, metà partecipanti sono attraverso delle classi virtuali. Naturalmente devono esistere tre cose: la massima interazione, nel senso che ci deve essere anche un'infrastruttura minima di microfoni che mi permette alla persona all'ultimo banco di fare una domanda al relatore, che magari può stare anche dall'altra parte del mondo, così come la persona da casa può fare una domanda al relatore che sta in sala. Ci deve essere il tracciamento della presenza, ci deve essere la possibilità di rispondere a eventuali questionari che vengono tracciati, così come poi anche la registrazione dell'evento. Questa cosa si chiama aula estesa, cioè estendere l'aula fisica in una modalità virtuale mantenendo le stesse identiche poteri formativi e di controllo e di certificazione Con lo stesso docente? Certo, sì, perché è in diretta. È come se o io o te oggi fossimo, oppure tutti e due oggi fossimo in due aule con delle persone in aula, che io invece di avere il cane che abbaia di fronte ho una platea di studenti che mi stanno sentendo. Ma contemporaneamente mi senti tu che sei con altri studenti e le persone che sono connesse oggi a questo webinar. E questa diciamo che potrebbe essere una formazione normale in multivideoconferenza. La differenza dell'aula estesa è che le persone che sono online hanno la stessa certificazione della formazione e la stessa modalità di interazione rispetto a quella in presenza. Ok, allora io faccio veramente l'ultimo e poi chiudiamo perché sennò veniamo meno, come dire, al concetto di formazione tarata. Allora, dunque, non leggo più niente. Allora, Andrea Rizzo chiede, ritorna sugli stili manageriali e su come si debbano modificare gli stili manageriali. Tornando sul tema dello smart working, la tracciabilità rischia di far saltare l'equilibrio fiducia-autonomia? Qual è l'approccio più smart per tracciare? Secondo me, il raggiungimento degli obiettivi. Poi la teoria, questo ritorna alla domanda delle competenze. Obiettivi chiari, precisi, sotto-obiettivi, sub-obiettivi per raggiungere l'obiettivo finale. E io lo faccio quando vuoi, come vuoi, ma il tracciamento io non lo vedo, cioè non lo vedo tanto come tracciare il tempo in cui una persona è connessa alla mail o connessa a una piattaforma di smart working o a qualcosa. Io il tracciamento lo vedo che mi permette di vedere lo stato di avanzamento di una microattività che io magari anche giornaliera o di una mezza giornata che io do ai collaboratori del mio staff per dire
entro questa giornata mi raggiungi questo obiettivo. La piattaforma e il tracciamento mi dicono l'obiettivo è stato raggiunto ottimamente. Allora io in questo caso posso controllare con una sorta di semaforini verdi, rossi, gialli e blu se la cosa è stata raggiunta, se l'obiettivo è stato raggiunto o meno. Tracciamento in questo senso. Ok, allora l'ultima domanda e poi ci avviamo alle conclusioni. In parte hai già risposto perché Michele Ceddia chiede cosa ti aspetti dovrà cambiare, se dovrà cambiare il tuo modello di business rispetto a quello che avevi 2 mesi fa. Mi sembra di aver capito che questa forzata esigenza di supporti digitali forse per te è stata un'occasione in cui il business forse... Voglio dire, ha avuto un incremento, non voglio. Sì, no, sicuramente è chiaro che dando servizi di e-learning, formazione e sistemi di web, piattaforme di webinar, è ovvio che il business si sta un pochettino aumentando. Certo, poi c'è il tema della solvibilità, che vabbè, non apriamo questo tema, che è un webinar di cose positive. Però anche è chiaro che oggi tutti parlano di webinar. Oggi chiunque che disponga di piattaforme proprietarie o che prenda una delle piattaforme esterofile che esistono, comunque può fare servizi sul webinar. Quindi vuol dire che la competizione per me è diventata wow, enorme, 100%. Quindi ci dobbiamo reinventare. Quindi ci dobbiamo reinventare inventandoci dei servizi che solo noi che abbiamo 15 anni di esperienza su questi settori lo possiamo fare. Quindi stiamo diciamo, inventandoci delle altre cose. Così come l'azienda che ha dei servizi che non sono propriamente così, tra virgolette, di moda, probabilmente deve fare un reskill delle persone, reinventarsi e rivendere agli altri. Difficilissimo, e ovviamente ognuno ha il suo ingrediente di successo, però quello è secondo me la modalità giusta. Anche qui formazione continua serve per adattare il tiro, perché una cosa del genere è una cosa talmente tanto impattante che è una nebbia, è come se ci avessero buttato del fumo sugli occhi rispetto al mio obiettivo. Se l'azienda è un mirino, io non lo vedo più adesso, o potrei non vederlo, e quindi devo essere in grado in tempo reale di modificare il tiro. Il tiro si modifica esclusivamente con le competenze. Ok, allora ho ancora una domanda, ma me la tengo per le conclusioni. Tra l'altro faccio una battuta. Siccome, come vedi, io ho dovuto accendere una lampada perché l'orario... Marco, se la mettiamo dopo questa slide, solo un attimo. La lampada mi sta illuminando perché non ho una sala di registrazione. Mi domando se tu a casa hai una sala di registrazione così come ce l'hai in ufficio, perché hai mantenuto lo stesso tono, luce e colore. Ecco, mia moglie mi ha acceso la luce perché oltre... Hai visto? Tra il buio e il calo della vista stavamo iniziando ad andare in defaianza. Allora, prima di avviarci alle conclusioni, 3 tuoi takeaway a conclusione di questa conversazione. Io ringrazio, inizio a ringraziare chi ha partecipato mandando le domande. Abbiate pazienza se purtroppo qualcosa rimane un po' fuori, ma siamo già a 1 ora e 1 quarto. E aggiungendo i 3 takeaway, però una domanda la prendo da Nicola, magari la metti in conclusione. Il digitale sdogana le emozioni? La risposta è dentro di te, questo è... Questa sarebbe una risposta pronta. Allora, è ovvio che determinate emozioni a distanza, cioè, si fa proprio a raggiungerla, però è chiaro che adesso comincio a impararlo. Cioè, io sono stato veramente impressionato. Lo possiamo nominare, tanto è un'app gratuita, si chiama Hospati. Io sono rimasto davvero impressionato di come persone che d'accordo non si vedevano da tanto, amici stretti, provino emozione sull'utilizzo di vedersi, bere un bicchiere di vino tra amici e magari passare da una casa virtuale all'altra. Secondo me queste sono emozioni. Ma che cosa è cambiato anche qui? L'uomo che ha utilizzato le piattaforme in un modo diverso. Oh, devo fare una call, la parola call è bruttissima. Vado a fare un aperitivo con gli amici, che cambia? Niente, anzi, una è videoconferenza e l'altra no. Cambia l'obiettivo, la percezione, l'entusiasmo con cui faccio le cose.
Emanuele, dico qualcosa di personale, magari a qualcuno non interessa, però la mia risposta, leggendo questa domanda, mi viene una risposta. Io ho dei genitori anziani che vivono lontani da me, vederli a 83 anni, hanno imparato ad usare WhatsApp con la videochiamata. Quindi, step 1, hanno imparato ad usare WhatsApp. Due, hanno fatto una videochiamata. È stato il momento più emozionante che ho vissuto poco più di un mese fa, vedere mio padre, che tra l'altro ci vede poco, ci sente poco. Cioè, scoprire che poteva vedere a 83 anni dall'altra parte del telefono. Il digitale sdogana le emozioni, anche tante, meno male. E anche grazie Nicola perché probabilmente la degna conclusione di quello che abbiamo detto, cioè che la tecnologia è l'uomo, l'innovazione tecnologica e questa emergenza ha sdoganato le emozioni davvero. Guarda, io una cosa, continuo con una battuta, una cosa non sono riuscito a spiegare da remoto con mio padre, mentre io ho insegnato ad usare WhatsApp, siccome aveva voglia di mandarmi un regalino in soldini, mi dice: ma io posso col bancomat farti un bonifico? Allora, diciamo che c'è un gap digitale che ancora merita un certo tipo di addestramento, però ecco. Allora, Emanuele, io ti ringrazio veramente tanto perché sei stato da sempre vicino al nostro spirito associativo e di questo ti ringrazio a nome di tutti i colleghi che stanno dietro. Potete immaginare che tra i soci dell'associazione, tra il componente direttivo, c'è un back office che per noi che non facciamo questo tipo di mestiere, che facciamo queste occasioni in completa gratuità e solo per il piacere di confrontarsi con ospiti come te. Potete immaginare cosa c'è qui nel WhatsApp che mi arriva, che mi dice di spegnere, di mettere muto, di non grattarmi le orecchie. Simpaticamente e con entusiasmo viviamo questo tipo di organizzazioni. Ma il ringraziamento più grande te lo faccio perché tu sei stato con noi a questo punto il primo che ha partecipato all'apertura di un nuovo modo di interagire. Questa associazione è nata perché crediamo nella relazione tra persone e crediamo che per ciascuno di noi, sia come uomo ma soprattutto come professionista, ci sia un valore implicito, incommensurabile probabilmente, che viene fuori dallo scambio delle relazioni e da confronti come queste. Poi ho il piacere anche di aggiungere, e i colleghi dell'associazione lo sanno, provano come me questi sentimenti, la cosa più bella nell'organizzare questi confronti è proprio la preparazione, perché è lì che nasce un'intimacy tra noi e tra ospiti come te, quando c'è un vero momento di costruzione del confronto, che è una delle esperienze più belle che noi viviamo in questa nostra associazione e che trasferiamo ai nostri associati veramente, veramente con piacere. Quindi sei stato il primo ad aprire questo nuovo corso. Noi, Marco, se mi mandi la slide prima di ringraziare Emanuele. Allora, il prossimo appuntamento sarà fra 14, non così più o meno, insomma il 14 maggio. Non so se Beppe è in ascolto. Avremo ospite il professor Giuseppe Carrella, un grandissimo amico. Beppe, per chi lo conosce, è più confidenzialmente in grado di apprezzarne la sua attività di speaker. Beppe è un grande provocatore e lo riconoscete dal titolo del suo intervento. La crisi è solo un hashtag. A breve ce ne sarà un'altra, ma ho già l'agenda piena e non me ne posso occupare. E con Beppe ci vedremo il 14 maggio per questo secondo appuntamento, altri ne verranno nel mese di maggio, ne avremo un altro il 28, mi sembra di ricordare, con ospite CEO di un'azienda farmaceutica, Andrea Rizzo. E mentre a questo punto anticipiamo il prossimo appuntamento con Beppe, io ritorno ancora una volta a ringraziarti. Emanuele, sei stato un ospite prezioso, in bocca al lupo per la tua attività professionale, in bocca al lupo per tutto questo periodo che stiamo vivendo, per questa fase 1.x, nella quale sicuramente continuiamo a vederci dietro uno schermo, dietro un display, sapendo che però abbiamo dei valori comuni e li abbiamo apprezzati in questi giorni di nostro confronto, scoprendo letture comuni, insomma, e scoprendo che ci piace il game della definizione barichiana. Quest'ultima slide lasciamo i nostri riferimenti, interpretare il presente è il nostro payoff, guardare al futuro interpretando il presente, la nostra pagina LinkedIn, il nostro Facebook, il nostro sito internet, il nostro canale su YouTube, sul quale pubblicheremo la registrazione di questo evento, contenti di aver aperto questo ciclo di nuove iniziative con Emanuele. Grazie Carmine, lasciami solo fare un ringraziamento
innanzitutto al vostro progetto, perché a mio parere un hub per le idee serve sempre, perché il confronto fra iniziati di alcune materie è giusto che avvenga in modo continuo. Quindi complimenti a te, complimenti a Matteo Vecchio e agli altri dello staff, e grazie a Matteo e a te per avermi voluto come relatore. Per me è stato un enorme piacere, tanto vi seguivo prima e vi seguo adesso, sperando che mi vogliate lo stesso. Ti vorremmo sempre, un abbraccio forte. Estendo i ringraziamenti agli altri del team: Marco, Simone, Andrea, Michele, Manuel, ne sto dimenticando sicuramente qualcuno, non me ne vorranno se me ne sono dimenticato. Chiudiamo con 1:25, con un pochino di ritardo, ma perdonateci 10 minuti di setup iniziale per questa nostra prima esperienza online, e ce la faremo, usciremo da questa situazione difficile cambiati, sì, sicuramente sì, più forti, perché questo tipo di esperienze sicuramente lasciano qualcosa dentro e ti trasformano, rinvigorendoti. Come ho detto io all'inizio, bisogna andare avanti con una audacia, veloci e audaci, e grazie, perché ci rimarrà il ricordo, come dire, di queste occasioni nelle quali a distanza abbiamo continuato a sdoganare emozioni, trasferendoci questi elementi di formazione personale, professionale, manageriale. Grazie a tutti, grazie di nuovo Emanuele, un saluto, alla prossima occasione.